L'avete fatto? Ma che cazzo hai preso? Un caro funebre. È il cadavere, andai nascosto, è il portabagagli. E sei contento? Ti sei vestito da becchino. Ma come cazzo fanno? Lo dico io che fanno. Scrocchia torna alla roulotte, che se gli dice bene Angelina sta ancora là. Bufalo va a buttare cara la marana perché sennò tramporca cadavere puzza. E io e Libano torniamo da Sora Maria che ci ha lasciato le porpette in frigo. Siamo proprio una batteria di merda. De che? A Libanese, che cazzo stai a dire? Se doveva stecca in quattro. Ho più di 200 milioni a capoccia. Ma troppi libanesi. Botto. Non ti preoccupare, che li devi spendere non ci mancano. E che non lo so. Da quant'è che stai a sbavare per quei Rolex in vetrina da Bedetti? Ada. Oh. E guarda roba nuova, sì, non negli erdanti. Io ho già la lista pronta. Scrocchia, figa, un po' de coca. E un brillocco pancellino. Ma letto nel pensiero libanese. Pensa che piace. Poi però sapete che succede? Succede che Rolex si ingrippa. O ricompro. E il guardaroba devo cambiare perché passa di moda. Lo cambieremo. La figa si asciuga per mancanza di liquido. Il tempo 6 mesi in anno e stiamo di nuovo al palo. Allora venite da me e faremo un altro corpo. Magari ci va bene. Magari no. Magari finiamo al gabbio. Magari sottoterra. Dai. Ma al punto, Libano, che non te sto più a seguire. Io dico stecca para per tutti. 20 milioni. E il resto lo reinvestiamo. Lo reinvestiamo in che? Progetto comune. Una cosa in grande. Droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come la mafia in Sicilia. Come la camorra a Napoli. La Libanera. Ma qua non stiamo a Napoli. Stiamo a Roma. E quella se demo via, Bufalo. Quello è il progetto comune. Piamo se Roma. E piamosela mo, prima che lo faccia qualcun altro. Sono venuto a vedere giovane Attila. Che si prepara a piazza Roma. Potrebbe dire una canna. Aderi, che cazzo vuoi? Ho sentito come hai trattato il sarto. Lì non hai saputo giocare, Libanè. A quei livelli non è che ci sbatti la porta, fa come cazzo ti pare, capito? Li dovevi rilanciare. Dovevi rilanciare finché nessuno ti poteva venire più a vedere. Ti ripeto la domanda. Sei venuto qua per parlarmi di poker? No. Sono venuto a farti una proposta. Per miliardo e mezzo di roba, te la passo io. Invece del 70 mi piace il 60. Senza tante altre storie, tanti altri cazzi. Che dici? T'è chiara come risposta, perché se no te la posso pure ripetere. Parti, non c'avevi proprio un cazzo da fare. No, che il cesso di casa mia si era attappato e non sapevo quando farla, capito? Mazza, che spettacolo! Poi si sa, Libanè, a ruota tu è il meglio cesso di Roma. E che cazzo, che proprio tutto insieme andiamo a fare? Ma perché? Perché sto cappone mi ha rotto il cazzo. Cappone? Hai sentito come ha chiamato cappone?
A te guarda con chi devo combattere io. Poi non ho capito, la macchina è mia. La radio pure. Ancora? Ma che se canta sto frocio? Almeno ce lo sai che dici. Che vuol dire che se canta? Canta. Mi piace, ascolto. Come fai a dire che ti piace se manco sai che dici? La canzone l'avevi capita, Andy. Non è che più e canti. Apri, pure a te ti piace sta merda di frocio. A me la merda non mi ha mai detto. Che i frocio ne manco. Però mi sa che Andy sì che gli piace, no? Vabbè, dove scegliamo, no? E perché, sanno che fai? Ti strizzi di coglione e canti in farsetto. E ti piace ascoltare, Fre? Claudio Baglioni. E poi sarei io il frocio. E che vuoi fare? Ognuno c'ha i cazzi su. Vai io. Passerotto non andare via. Scusa, perdona, ma non ho capito. Dicevi? Ho detto che era roba vostra. Me la sbatta al cazzo. Andò? Andò, me la sbatti? E dimmelo, che stavano per passa aerea. Ok, ok. Dimmi quello che devo fare. Ecco, bravo. Ma dove spiegare il sorcio? Perché te ne vai? Perché te devo dire? A me il lavoro mi rapa.